consigliere De Sabato. Prego, consigliere Di Battista. Grazie Presidente, un saluto rapidissimo ai signori della Giunta, oltre che al Sindaco, con i consiglieri, alla stampa e al pubblico intervenuto. Una battutina, l'esosità di un preventivo è quello sì carattere gestionale, ha carattere gestionale, se lo dice la Giunta un po' mi stupisce. Vabbè. Sarò brevissimo Presidente, anche perché l'interrogazione è a tema, riguarda proprio il settore contenzioso. Innanzitutto la faccio io, ma è anche a nome del consigliere Russo e della consigliera Matera. È ormai ben nota, avendone avuto ampio riscontro sugli organi di stampa, la vicenda giudiziaria che ha visto il comune di Lucera soccombente innanzi alla tribunale di sede di Bari in un procedimento promosso dal signor De Matteis, Simone De Matteis, e che comporterà, per quello che sappiamo, un risarcimento a carico delle casse comunali di circa 2 milioni di euro. Ora, al netto del merito della questione giudiziaria, del quale è giusto che se ne occupino nelle sedi opportune i professionisti incaricati, da questa vicenda tuttavia emergono diverse e oggettive criticità di carattere politico e amministrativo, sulle quali secondo noi appare doveroso fare chiarezza. Prima fra tutte, lo accennava prima il collega De Sabato, la mancata costituzione in giudizio dell'ente, nonostante la Giunta Comunale avesse espressamente deliberato a favore di tale debito. Il dirigente, il dottor Cardillo, dando esecuzione a questa delibera di Giunta, avesse dato incarico all'avvocato La Grotta, con un'apposita delibera, di resistere in giudizio, la costituzione in giudizio non è avvenuta. Bene ha fatto quindi l'amministrazione ad avviare o quantomeno ad annunciare l'avvio di un'indagine interna, al fine proprio di verificare perché il Comune di Lucera non si sia costituito in questo giudizio ed appurare, questa è la finalità ovviamente dell'indagine, appurare eventuali responsabilità. I sottoscritti consiglieri, nel ribadire la massima attenzione a tale indagine interna, sugli esiti della quale chiaramente chiediamo di essere informati, intendiamo tuttavia far rilevare come questa nuova tegola giudiziaria abbia contribuito a far sorgere più di qualche legittimo dubbio sulla gestione del settore contenzioso del Comune di Lucera, che certamente appare meritevole di ulteriori verifiche ed approfondimenti. La mancata costituzione in giudizio dinanzi al TAR in questa vicenda processuale, infatti, non sembra essere l'unico procedimento in cui il Comune risulta essere contumace. La contumacia si verifica, da quello che sappiamo, abbastanza frequentemente, soprattutto nei procedimenti di competenza del giudice di pace. In tali casi, se è pur vero che si tratta di procedimenti di valore non superiore ai 5.000 euro, è altrettanto vero però che la mancata costituzione dell'ente, cui consegue quasi sempre la soccombenza, comporta un aggravio di spese e competenze legali, oltre ad eventuali spese esecutive, spese di molto superiori alle cifre inizialmente richieste. Seppure poi non appaia opportuno in questa sede soffermarsi su altre e ben note vicende giudiziarie che hanno interessato l'ente negli ultimi anni e ritornate prepotentemente alla ribalta proprio negli ultimi tempi, il consigliere De Sabato prima accennava al contenzioso con Format, io voglio ricordare l'altro contenzioso che è in corso con due dirigenti del Comune di Lucera, la dottoressa Franchina e il dottor Cardini, e appare quindi opportuno evidenziare che anche in questi casi la gestione del contenzioso sia palesa quantomeno dubbia. Ciò premesso, con la speranza che la presente interrogazione valga quale spunto di riflessione e venga intesa quale punto di partenza per affrontare e lavorare insieme alla risoluzione di quella che si ritiene essere una questione delicata e anche antica, perdonatemi questa espressione, cioè la gestione del contenzioso. E non venga banalmente liquidata con la solita lezioncina di diritto amministrativo sulla differenza tra atti di indirizzo e atti di gestione. Noi sottoscritti consiglieri comunali, premesso questo, chiediamo al sindaco e all'assessore al contenzioso di volerci fornire risposta alle seguenti interrogazioni. La prima: cosa è emerso dall'indagine interna sulle cause della mancata costituzione nel giudizio amministrativo contro De Matteis?
È stato firmato il mandato da parte del sindaco all'avvocato? Do per scontato di sì, ma la domanda io la pongo. A chi è addebitabile di questa, la responsabilità di questa grave mancanza? E cosa intende fare l'ente una volta accertata questa responsabilità? Seconda domanda. In quanti giudizi il comune di Lucera, pur evocato in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria sia civile che amministrativa, è rimasto contumace? Terza domanda, in quanti dei procedimenti in cui il comune è rimasto contumace la giunta comunale aveva invece deliberato di costituirsi in giudizio? E in quanti erano state approntate le relative delibere di incarico e in quanti le stesse erano state comunicate al legale nominato dal comune di Lucera? Presidente, e concludo, per la seconda e terza domanda, comprendendo che non è semplicissimo andare molto indietro nel tempo, no? Però noi chiediamo di verificarlo almeno in relazione agli ultimi 5 anni, per avere, diciamo, uno spazio, un arco temporale che sia significativo e apprezzabile. E inoltre si chiede, sempre sui punti 2 e 3, espressamente dettagliata risposta scritta, corredata eventualmente anche da idonea documentazione, qualora vi fosse. Grazie, consigliere Di Battista. Prego, assessore Convenzioni. Ovviamente io ringrazio il consigliere Di Battista per l'interrogazione puntuale. È ovvio che, come le ho fornito risposta per iscritto sull'altra interrogazione, le risponderò per iscritto su quest'ultima, anche perché le domande sono specifiche e quindi soprattutto l'ultima la ringrazio per la sollecitazione, perché all'ultima non avevo pensato ed effettivamente quello necessita un vaglio degli uffici per valutare questa situazione. Ora aggiorno solamente il consiglio comunale, e cioè per quanto riguarda, ovviamente si è già celebrato l'udienza d'appello sul contenzioso dei Matteis in data 10/11/2022. Il comune si è costituito per tempo, ovviamente, perché il sottoscritto aveva preso atto che la mancata costituzione si sente normale. Il comune si è costituito in appello. Si è discussa la cautelare, il presidente di sezione della cautelare, il dottor Maruotti, ha chiesto all'avvocato dell'ente di abbinarla con il merito, perché io voglio solamente chiarire questo a tutto l'uditorio, perché si sentono dire in giro molte cose, ma la sentenza non è stata letta in maniera approfondita. Il TAR non ha condannato a 2.236.000 euro. Nella sentenza voi non trovate una cifra, perché? Perché è detta dei criteri per la quantificazione. Quella quantificazione rinviene dalla relazione che De Matteis ha presentato nel giudizio e ha determinato il cosiddetto atto di significazione che è stato notificato al Comune. Ma il TAR ha invitato il Comune, laddove si arrivi a un accordo incontraddittorio, altrimenti si andrà nel giudizio di ottemperanza, dove la prova è rigida e dove De Matteis dovrà dimostrare effettivamente il danno subito. Le faccio presente questo, io prendo l'invito che lei mi ha fatto con l'interrogazione. Siamo convinti che l'appello andrà molto bene, vi risparmio la pappardella tecnica perché sarebbe veramente lunga, perché mi sono più volte confrontato con l'avvocato Lagrotta anche da un punto di vista tecnico, perché ci interessava sviluppare la questione. È stato un arzigogolo che si è creato a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che annullava un permesso di costruire di un primo dirigente che è l'architetto Lucena, del subingresso del PUG, di un secondo avvicendamento del dirigente, cioè piemontese, e del nuovo subingresso dell'altro dirigente che era Lucena. Quindi c'è stato, potremmo dire in sintesi, un doppio pronunciamento giurisprudenziale, nonché un doppio avvicendamento di dirigenti che la pensavano in maniera diversa. Questo è il problema di Matteis, perché non è che qui stavano drogati tutti quanti in consiglio o in giunta, è stata una questione complessa che ha visto troppe persone occuparsi di una questione e pensarla in maniera diametralmente diversa. Le faccio però una promessa pubblicamente: laddove il comune dovesse risultare soccombente e qualunque danno il comune debba andare a subire a seguito della gestione di questa vicenda, e sarà mio compito, fino a che ci sarò, dare mandato per il recupero delle somme per tutti coloro che hanno sbagliato, legale, dirigente e tutto ciò che ne consegue. Grazie, assessore. Sì, brevissima replica sulla risposta e poi passo all'altra.
No, io sono estremamente contento e felice e soddisfatto, mi perdonerà la battuta l'assessore al contenzioso, perché vedo che va ben oltre i suoi poteri di indirizzo politico, ma fa bene, voglio dire, perché è questo secondo me l'approccio giusto, cioè l'assessore sta facendo anche da dirigente al contenzioso e da avvocato qual è, quindi va bene così, assessore.